Numeri di grande portata, quelli mostrati da una raggiante Katia Amati nella conferenza stampa odierna nella biglietteria del Teatro della Fortuna. Sfondato il muro dei 1000 abbonamenti con un più 33% rispetto all'anno precedente, confortano non poco la fondazione della sua giustezza della politica intrapresa in questa gestione che ha messo al centro della vita sociale della città il polo culturale di maggior pregio, il Teatro della Fortuna. Ecco, sono tutti risultati importanti che ci fanno comprendere come lavorare, tenere aperto questo teatro, poi con dei prodotti importanti, interessanti, che hanno tenuto conto un po' di tutto il gusto di coloro che frequentano il teatro e che in qualche maniera nello scorso anno ci avevano anche un po' suggerito quelli che potevano essere i titoli più accattivanti, per cui abbiamo dalla settimana prossima Ben ti voglio con un titolo importante, poi abbiamo Il nome della rosa, Relir, abbiamo un Neri Marco Re che ci delizierà delle canzoni importanti e poi chiuderemo con uno spettacolo che non è un musical ma sempre con Lorella Cucarini che interesserà la famiglia in modo particolare. Sette titoli veramente per tutti i gusti, per cui vi aspettiamo in tanti ancora.